un bar devastato dalla furia dei tifosi, una macchina presa a sassate, una famiglia con un bambino piccolo costretta alla fuga. Erano stati attimi di grande paura lo scorso 27 maggio, un'ora dopo la fine del match tra Prato e Piacenza, valido come ritorno della finale dei play-out, decisivo per stabilire chi dovesse rimanere nella prima divisione della Lega Pro. Teatro dei disordini, un bar della località toscana. Stamattina la Digos ha arrestato 11 persone, 6 in carcere, 5 ai domiciliari. Sono accusate a vario titolo di rissa aggravata, danneggiamenti aggravati e violenza privata. 5 sono piacentini, in carcere alle novate sono finiti MC di 51 anni e MM di 36. Ai domiciliari invece RE di 32 anni, ZM di 38 e CD di 40. Sono stati identificati grazie ad alcuni filmati amatoriali, ma le indagini proseguono. Perquisite anche alcune abitazioni con il rinvenimento di coltelli, manette ed un proiettile calibro 38 special. Si tratta di reati non tipicamente da stadio, quindi si è ritenuto che si dovessero applicare reati tipicamente inquadrati nella rissa aggravata dal concorso di più di 10 persone, rissa avvenuta in una pubblica via, danneggiamento, lesioni personali nel senso che qualcuno dei partecipanti alla rissa ha riportato gravi ferite, oltre che episodi di violenza privata nei confronti di persone che passavano per caso lì nei luoghi dove si sono verificati gli scontri.